Buongiorno a tutti, iniziamo con il question time. Quindi la prima è l'oggetto numero 32. Risponde l'assessore Fioroni, interroga il consigliere Paparelli, giusto consigliere? Vertenza vetrea, intendimenti della Giunta, atto numero 1091. Prego, consigliere Paparelli, per l'illustrazione. Sì, grazie Presidente, ma come abbiamo appreso dalla stampa e non solo, anche da alcune esponenti sindacali che a dire il vero hanno avuto grandi difficoltà negli anni a essere, diciamo come dire, a entrare dal punto di vista sindacale in questa azienda, il Consiglio d'amministrazione di Vetria, società con sede a Orvieto, quotata sul mercato alternativo del capitale, gestito da Borsa S.p.A. Italia, è attiva nello sviluppo di servizi digitali, quella che veniva un po' conosciuta come la piccola Google italiana. In data 23 ottobre ha comunicato di aver approvato la convocazione dell'assemblea dei soci per lo scioglimento e della messa in liquidazione della società, con cessazione delle attività ad eccezione delle aree e direzioni da proseguire. Il CDA di Vetri ha deliberato di approvare la prosecuzione delle attività finalizzate a verificare la sussistenza dei presupposti per l'accesso a procedura di concordato preventivo, fissando l'assemblea straordinaria per il 10 novembre. Tenuto conto che la maggioranza del capitale detenuta dalla famiglia Tomassini attraverso la società Aglaia Holding SRL e pare che stia tentando un percorso di ricomposizione della crisi anche in virtù delle nuove regole sui concordati che saranno in vigore dal prossimo 15 di novembre, è considerato che improvvisamente, diciamo, questa azienda sembra aver avuto una rilevantissima perdita di fatturato, innescando una crisi aziendale che si è palesata improvvisamente, almeno diciamo all'opinione pubblica e agli stessi lavoratori, che porterà a probabilmente una drastica riduzione del personale e delle attività dismesse, esponendo le attuali 130 famiglie dipendenti, per la maggior parte impiegati presso la sede di Orvieto, a rischio concreto di licenziamento, peraltro già colpiti nei mesi scorsi da esodi e cassa integrazione, con conseguenze sociali molto significative per il comprensorio orvietano, ma non solo, considerato le perdite accumulate, diciamo, nel primo semestre 2021, a quanto appreso, diciamo, dai media, una perdita netta di circa 13 milioni di euro, con una riduzione complessiva dei ricavi e delle vendite del 78% rispetto all'anno prima, diciamo, cosa quasi inspiegabile, tanto che la borsa il 22 ottobre ha comunicato anche la sospensione della negoziazione delle azioni. E secondo quanto riportato dal giornale Milano Finanza, non sarebbero solo i conti a impattare sul valore del titolo, ma ci sarebbero anche questioni legate al filone di indagini della Procura di Milano a carico dei clienti di Wind 3. Tutto questo, diciamo, premesso e considerato, noi vorremmo sapere dall'assessore regionale, dalla giunta regionale, in considerazione del ruolo rilevante che ha sempre avuto la regione nella gestione delle vertenze e delle crisi, soprattutto io ricordo che c'era un protocollo d'intesa con le parti sociali con cui, diciamo, si tendeva a cercare di intervenire prima per tempo, quando le crisi, diciamo, prima che si concretizzassero nella loro, diciamo, nei loro effetti. Quindi vorremmo sapere se la Regione è mai venuta a conoscenza dalla proprietà, dai sindacati, dal lavoratore o quell'altro, di questo stato di crisi aziendale, se non sia utile ancora convocare un tavolo regionale alla presenza della proprietà e delle parti sociali per capire quali saranno gli impatti occupazionali e di prospettiva dell'azienda, per capire dove si va, diciamo, a parare, visto anche le voci contrastanti che si percepiscono, diciamo, su questo tema, se l'azienda abbia
Anche questo è un dato importante, come ci risulta, percepito contributi o garanzie negli ultimi anni dalla Regione o dalle partecipate della Regione, come GEPAFIN, e se la Giunta abbia avviato un percorso di verifica e di stima di eventuali perdite derivanti da partecipazioni indirette a valere sul capitale dell'azienda in questione sulla base delle garanzie anche accordate dal sistema finanziario regionale. Questo perché, diciamo, essendo a rischio l'occupazione di un cospicuo numero di famiglie della nostra regione in termini occupazionali, occorre avere un quadro chiaro della vicenda e credo che la regione debba farsene carico, così come è stato fatto e si fa solitamente per tutte le vicende che riguardano vertenze di questa natura. Grazie. Grazie consigliere Paparelli. La risposta dell'assessore Fioroni. Sì, il tema di Vetria è un tema, sicuramente è una vertenza che purtroppo salta alla ribalta in maniera repentina, improvvisa sul tavolo regionale, per quanto dei segnali di flessione dei ricavi non così in maniera evidente fossero già evidenziati nel 2019 e nel 2020, però non con una percentuale così elevata. Non entro nel merito di quelle che possono essere le motivazioni di questi ricavi, legati forse a quello che è nel processo di digital transformation, il business in generale su cui Vetria era presente, la centralità delle piattaforme mobile, quelle per cui Vetria si era conquistata uno spazio di mercato legate al sistema dei VAS, i Value Added Service, i servizi a valore aggiunto erogati dagli operatori di telefonia mobile, probabilmente anche un cambio di azione regolatoria ha influito sul fatturato. Certo è che a fronte dell'attivazione formale da parte dell'azienda della procedura di licenziamento collettivo di 35 dipendenti, alla comunicazione di voler ricorrere a una procedura concorsuale che consenta la continuità aziendale, la Regione si è attivata per la convocazione di un tavolo che è stato previsto, convocato già in data 3 novembre, un incontro con la società e con le organizzazioni sindacali per l'esame della situazione. Questo incontro si terrà il 16 novembre e è necessariamente successivo all'assemblea dei soci che è stata convocata da Vetria per il 10 in prima convocazione e per l'11 in seconda convocazione. Detto questo, è stata nostra premura verificare quanto prima la presenza della Regione Umbria che ha avuto un ruolo per capire l'entità del rischio delle posizioni regionali sul capitale di Vetria, e la posizione diretta o indiretta della Regione Umbria è estremamente marginale. Nel 2016, quindi con la precedente amministrazione, è stata perfezionata la partecipazione in sede di quotazione dell'azienda sul mercato AIM effettuata da Vetria, e in quell'occasione GEPAFIN ha investito 99.960.000 euro in azioni con mezzi propri e 649.740 euro a valere sul fondo ATI Prisma. Il prezzo di IPO era di 6 euro per azione, mentre il prezzo sostenuto da GEPAFIN era di 5,45 euro. La garanzia a valere su mezzi propri di euro 140.000 euro su finanziamenti regionali di 800.000 euro, oggi il rischio che residua dello strumento di garanzia sugli investimenti è un rischio residuo di 78.000 euro relativo a un finanziamento la cui ultima rata scadrà il 25 gennaio del 2024, la prossima rata il 25 gennaio del 2022. Circa l'operazione di partecipazione, è importante precisare che GEPAFIN ha ceduto la quasi totalità delle azioni che a suo tempo erano state acquisite.
realizzando una plusvalenza di 60.000 euro e che oggi residuano al momento 51 azioni acquistate ad un costo storico di 280 euro. Relativamente al fondo ATI Prisma, quindi fondo di terzi, Gepafin detiene ad oggi 76.879 azioni delle originarie 119.000, acquisite a un costo medio di carico di 5,45 per un complessivo di 419.000 euro e sono state cedute 42.000 azioni con una plusvalenza di 94.000 euro. Gepafin ha provveduto ad inviare in data 5 novembre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale, una PEC in cui veniva chiesto maggiori informazioni in vista dell'Assemblea dei Soci e in seguito a questa richiesta l'azienda ha pubblicato una relazione sul proprio sito internet in cui venivano definite in maniera un po' più dettagliata il percorso di individuazione di un team di advisor. Detto questo, ribadiamo che massima attenzione della Regione fin dal momento di pubblicazione della semestrale uscita i primi di luglio, attenzione che già però purtroppo evidenziava una situazione di criticità, di contrazione estremamente forte, ma ciò che è più critico è che la contrazione del fatturato si associa una contrazione estremamente rilevante anche della redditività aziendale. Il tavolo è convocato per il 16 novembre e quindi a seguito di quanto emergerà nell'Assemblea dei Soci, con il tavolo cercheremo di analizzare tutti i possibili strumenti da mettere in campo per garantire la tenuta occupazionale, per garantire eventuali percorsi di continuità di reindustrializzazione laddove si dovessero rendere possibili e per l'individuazione degli ammortizzatori sociali, mettendo a disposizione tutti gli strumenti di politica attiva del lavoro per accompagnare l'eventuale presenza anche di eventuali nuovi investitori o per garantire e agevolare la ricollocazione dei lavoratori presso altre imprese. Consigliere Paparelli per la replica. Sì, grazie Presidente. Assessore, noi sappiamo che c'era, come anche lei ha testimoniato nella risposta, c'era un'azienda che veniva portata ad esempio per i caratteri di innovazione e di modernità, ci ritroviamo improvvisamente con 35 licenziamenti, ma ce ne saranno probabilmente altri, perdite del fatturato del 78%, un concordato diciamo in itinere, ammesso che ce ne siano le condizioni, eccetera. Quindi diciamo, io sono in parte soddisfatto dell'interrogazione, rilevo che visto che era a conoscenza, come ci ha detto, dei dati del primo semestre e anche delle annualità precedenti, forse il tavolo doveva essere convocato qualche mese fa. Siamo contenti comunque di averlo stimolato e auspichiamo che da questo tavolo, da questo confronto, anzitutto si faccia chiarezza sulla situazione dell'azienda e sull'occupazione. Il fatto che Gepafin abbia tenuto qualche azione simbolica, diciamo, consente di partecipare almeno formalmente al processo decisionale che è in itinere, quindi questo ci consentirà anche alla Regione di attenzionare e monitorare la situazione sia rispetto alle pendenze nei confronti della Regione stessa che ancora rimangono e sia rispetto alla questione sociale, che mi pare quella importante e dirimente, perché diciamo è in ballo il destino di decine di famiglie della nostra Regione. Grazie. Grazie consigliere Paparelli. Oggetto numero 33, risponde la Presidente Tesei, interroga la consigliera Fioroni. Sase S.P.A. aggiornamenti da parte della Giunta regionale circa l'assetto effettivo della Sase S.P.A. e programmazione del piano industriale. Prego Vicepresidente Fioroni. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Tesei. Oggi riportiamo in aula
quello che è per noi un argomento cogente che riguarda uno degli asset più importanti del nostro sistema infrastrutturale, importante per ragioni economiche, per ragioni turistiche, per ragioni di incoming nella nostra regione che l'aeroporto San Francesco di Assisi può assicurare. Vale la pena ricordare in quest'Aula alcuni passaggi. Il primo è che alla vigilia dell'Assemblea del 21 giugno la SASE, che è la Società per Azioni per il Potenziamento e la Gestione dell'Aeroporto Regionale Umbro Sant'Egidio, era partecipata da enti locali, istituzioni pubbliche e privati, tra i quali Sviluppo Umbria, Comune di Perugia, Comune di Assisi, Unicredit, Camera di Commercio, Confindustria Umbria e Confcommercio. D'altra parte, la SASE si affacciava a questa assemblea con una situazione di bilancio in grave, in passivo, con un patrimonio netto in negativo e con un grande rischio di messa in liquidazione. Vale la pena ricordare che proprio nell'assemblea dei soci di SASE del 21 giugno 2021 è stata approvata la ricapitalizzazione di SASE grazie all'impegno della Regione, che attraverso Sviluppo Umbria ha anticipato la copertura totale delle perdite ed ha interamente sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale anche per conto degli altri soci. Un segnale forte da parte della Regione che abbiamo già sottolineato nell'interrogazione che abbiamo discusso il 14 settembre. La Regione ha dato la possibilità ai soci di avere 5 mesi di tempo e quindi di fissare la deadline per esercitare il proprio diritto di opzione alla ricapitalizzazione e chiaramente di esercitare entro quella stessa data anche la prorazione sulle quote libere, una grande opportunità che la Regione, prendendosi un impegno gravoso, ha voluto dare anche agli altri componenti la compagine societaria. Il sistema aeroportuale italiano ha chiuso il 2020 con soli 53 milioni di passeggeri contro i 193 milioni del 2019. L'inizio del 2021 è stato difficoltoso per tutto il sistema aeroportuale italiano, in particolare per l'aeroporto di Perugia, che rispetto all'inizio del 2020 ha visto calare i propri passeggeri del 94%, per un totale di appena 1.800 unità, ovvero un sostanziale azzeramento. Però in virtù della ricapitalizzazione di cui sopra e dell'impegno assunto dalla Regione, l'aeroporto San Francesco d'Assisi ha iniziato un percorso importante di rilancio e ripartenza, tanto che, dati alla mano, già dal mese di giugno si sono registrati incrementi con punte record nel mese di luglio di oltre 1.733 passeggeri transitati nel nostro scalo. Il mese di agosto è stato ancora più incoraggiante, sono transitati 26.947 passeggeri con 567 voti all'attivo contro i 13.843 passeggeri con 386 voli del 2020 e di 23.502 passeggeri con 392 voli del 2019, anno pre-Covid. In pratica, rispetto al 2019, i passeggeri sono cresciuti del 13%. La giornata record di agosto è da annoverarsi nel 17 agosto, con ben 1.712 passeggeri transitati. Il dato di settembre conferma l'attrattività che il brand Umbria continua ad esercitare sul mercato turistico e anche come sia corretto il piano di rilancio dell'aeroporto e la programmazione e soprattutto l'iniziativa di ricapitalizzazione intrapresa dalla Regione. Anche a settembre, infatti, nel nostro aeroporto c'è stata una sensibile crescita con un incremento di passeggeri del 51% rispetto al 2020 e del 9,5% sul 2019, ricordiamo sempre anno pre-pandemia. A ottobre, e va di nuovo sottolineato questo, abbiamo un trend lo stesso positivo con più 24% di passeggeri rispetto ad ottobre 2019. Piace ricordare soprattutto gli incrementi rispetto all'anno pre-Covid, perché è ovvio che rispetto al 2020 gli incrementi anche di ottobre possono annoverarsi su tre cifre. Quindi ancora una volta possiamo dire che il percorso sta vedendo un aumento dei transiti, un aumento dei voli, un aumento dei passeggeri che quindi arrivano nella nostra regione. Ovvio che gli aeroporti, come ho detto anche in premessa, così come lo è l'aeroporto Sant'Egidio per il nostro, di Sant'Egidio per la nostra regione,
sono divenuti lo strumento preferito dei viaggiatori per i propri spostamenti, siano essi lavorativi che di piacere, e non è un caso che alla ripartenza dell'aeroporto San Francesco sia corrisposto anche un incremento notevole del turismo in Umbria. Secondo uno studio di Benecon, i 100.000 passeggeri che arrivano in aeroporto possono generare circa 800 nuovi posti di lavoro, tra diretti, indiretti e indotti. Inoltre, uno studio di Enit ha stimato che ogni passeggero mediamente lascia nel territorio dove atterra circa 480-500 euro. Quindi è ovvio, come dicevamo, che l'aeroporto diventa uno strumento importante di sviluppo per la nostra regione. E sicuramente la nostra amministrazione regionale ha dovuto sin da subito porre rimedio ad una situazione di inerzia che sicuramente è da imputare alle amministrazioni precedenti. Tenuto conto che i segnali che abbiamo dato riguardano l'incremento dei passeggeri, quindi il rilancio dell'aeroporto, fanno ben sperare per il raggiungimento dell'obiettivo finale, che è di 500.000 passeggeri e che sembra passerà già per il 2022 per 300.000 passeggeri, interroghiamo questa giunta per conoscere le novità sull'assetto effettivo della società SASE alla luce della data del 31 ottobre e per conoscere le prospettive di programmi per il rafforzamento e il rilancio della società di gestione aeroportuale dell'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi, anche ai fini della promozione e commercializzazione del brand Umbria e del nuovo piano industriale. Grazie. Presidente Tesei. Sì, grazie consigliere Fioroni per questa interrogazione che mi dà modo anche di illustrare all'Aula anche i passaggi successivi rispetto al mio ultimo aggiornamento, perché questo è uno dei temi di maggiore strategicità per la nostra regione. Come sapete, stiamo lavorando moltissimo fin da inizio legislatura sul tema collegamenti, assolutamente prioritario per il rilancio dell'Umbria. Ho sempre inteso dividere il tema collegamenti in due: da una parte le infrastrutture stradali e ferroviarie strategiche per questa regione, ma che bravi che siamo e comunque per tutto il lavoro che abbiamo fatto, avranno bisogno naturalmente di tempo per vedersi realizzate. Dall'altra, gli indispensabili acceleratori dei collegamenti, ovvero treni veloci e aerei che ci colleghino alle città italiane ed europee e ci diano un'apertura al mondo. Nascono con questo intento la conferma del Frecciarossa di Perugia, la nuova possibilità di prendere il Frecciarossa d'Orte a Terontola, l'analisi del raddoppio del Frecciarossa e della possibilità di collegarsi più velocemente via treno da Perugia e Terni, rispettivamente a Firenze e Roma, due hub di alta velocità. Risponde a queste esigenze il rilancio dell'aeroporto dell'Umbria, su cui, come sapete, sto lavorando dal primo giorno della mia legislatura in modo diretto. Dopo il ricostruito patto tra i soci, il completo cambiamento della governance precedente, il piano industriale, la due diligence sui fondi dell'aeroporto e l'avvio del piano di rilancio, si è arrivati in estate alla necessaria ricapitalizzazione, avendo trovato causa Covid ed errori delle gestioni precedenti, come è noto a tutti la questione di Flyvolare, la fantomatica scuola di volo. L'azienda in patrimonio netto, quindi abbiamo trovato l'azienda in patrimonio netto negativo e quindi sostanzialmente con la possibilità di fallimento. Come sapete, in quella difficile assemblea di ricapitalizzazione estiva, con l'aeroporto sull'orlo della liquidazione e con tutto ciò che ne sarebbe derivato in termini di prospettive di collegamento e sperpero di danari pubblici, tra i soci solo la Regione si presentò con i danari necessari all'immediata ricapitalizzazione. Così è stato e la Regione ha salvato l'aeroporto dell'Umbria e tutto il denaro pubblico che nel corso di tanti anni vi era stato speso, concedendo ai soci che volevano ricapitalizzare termine fino al 31 di ottobre, fino a fine di ottobre, per partecipare secondo le proprie quote e nonostante non l'avessero fatto nell'assemblea in cui era possibile fare questo. Parallelamente era già partito il nostro piano di rilancio con una molteplicità di rotte per il periodo marzo-ottobre 2021. Ecco, questo piano di rilancio ha dato risultati stupefacenti se si pensa che aveva solo 8 mesi per dispiegarsi e che fino
a maggio non si è sostanzialmente volato causa Covid e che quindi i mesi di rilancio reali sono stati solo 5. Questo piano ci ha consentito di battere mese su mese dall'estate, non il 2020, ma il 2019 prepandemico, e di proiettarci a fine 2021 con 140.000 passeggeri contro i 219.000 dell'intero anno 2019, quindi pre-Covid, della precedente gestione. Il 2022 dovrà essere l'anno di definitivo rilancio, raggiungendo la cifra che sarebbe record di tutti i tempi di 300.000 passeggeri, cosa che ci consentirebbe di andare da 31esimo aeroporto italiano su 42 subito a ridosso dei grandi aeroporti italiani con Pescara. Negli anni successivi a seguire, 23-24, si proseguirà verso l'obiettivo di 500.000 passeggeri, che è il massimo che quel nostro aeroporto può consentire e che ci avvicina anche a un aeroporto del calibro di Firenze. Intanto nel 2022 questo obiettivo da 300.000 passeggeri si potrà conseguire, Covid permettendo, con un piano da 16 rotte fin dalla primavera che ci collega ad alcune fra le più importanti città europee, a tutto il sud Italia compresa Puglia e Sardegna, a due hub internazionali come Monaco di Baviera e Londra, con tutti i risvolti industriali, commerciali e di turismo immaginabili, oltre ad una sinergia di offerta con Ancona. Per fare questo c'è la necessità che tutti i soci che al 31 ottobre hanno partecipato alla ricapitalizzazione contribuiscano al piano industriale dell'aeroporto secondo la propria quota, come in ogni società che si rispetti, e che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia continui a darci il supporto che ha sempre fornito. Ad oggi i soci pubblici che hanno preso parte e che fanno parte della compagine sociale sono il Comune di Perugia per il 6,25%, di Assisi per il 4,8%, di Bastia, mentre la Camera di Commercio ha ridotto la propria quota al 10%, pur restando primo socio di minoranza. Il nostro advisor Gepafin ci ha appena comunicato l'assetto societario riveniente dai versamenti, che sarà sancito con un'apposita assemblea dei soci entro fine mese. La Regione, che tramite Sviluppo Umbria aveva assicurato il 100% della ricapitalizzazione salvando e rilanciando l'aeroporto ed ha gentilmente concesso ai soci un termine dilazionato per versare, manterrà la larga maggioranza assoluta delle quote, il 79%, e determinerà una governance che rappresenti questo assetto, sostenendo pro quota il piano industriale, come dovranno fare naturalmente tutti i soci, perché l'aeroporto oggi non è una vetrina, ma è un acceleratore su cui investire per il bene della nostra comunità. Il futuro dell'aeroporto sarà scritto in un piano industriale 22-24 che la nuova governance sarà chiamata ad affinare e ad approvare, nel periodo del quale la Regione deciderà se e come aprire la partecipazione ad uno o più partner. Mentre auspico fin d'ora un forte coinvolgimento di tutta l'Umbria, compresa l'Umbria del Sud, e delle sue forze socio-economiche, sia nella governance che nel sostegno al piano industriale, perché non solo l'aeroporto è l'aeroporto dell'Umbria, ma perché per tempi complessivi di arrivo, parcheggio e imbarco, questo è più comodo di quello di Fiumicino anche per l'Umbria del Sud, e sarà praticamente collegato mediante stazione di Collestrata a quella formidabile metropolitana di superficie dell'Umbria che sarà la nuova FCU e che collegherà Città di Castello con Terni, con forti risvolti turistici, industriali e commerciali anche per l'Umbria Sud, se armonizzato con le politiche della stessa. Grazie. Vicepresidente Fioroni, per una replica veloce. Sì, velocissimamente ringrazio la Presidente per la solita chiarezza, per il coraggio anche rispetto alle scelte fatte riguardo l'aeroporto. Mi è piaciuto molto il passaggio riguardo la considerazione dell'aeroporto non come una vetrina ma come un acceleratore, perché forse in passato qualcuno ha considerato troppo l'aeroporto come vetrina e poco come investimento reale da dover fare, tant'è che la Presidente anche nella sua risposta ha richiamato la responsabilità
i soci per contribuire al piano industriale. Quindi ricordiamo, sottolineiamo come la Regione si sia impegnata sin dall'inizio e all'Assemblea, come già detto nell'illustrazione dell'interrogazione del 21 giugno, a ricapitalizzare in toto quella che era la situazione grave perdita e la situazione patrimoniale dell'aeroporto. Per cui paiono anche sconclusionate attualmente delle affermazioni da parte di chi era già socio in precedenza nell'aeroporto e di chi ora presupponiamo e speriamo si dovrà impegnare concretamente a contribuire al piano industriale, anche perché comune come il comune di Assisi è fortemente interessato al rilancio dell'aeroporto. Apprezzo molto anche la considerazione dell'aeroporto come un fatto regionale, perché è ovvio che tutti i territori della regione debbono essere considerati e coinvolti nel piano di rilancio, in un piano di rilancio che deve essere un piano integrato delle infrastrutture, così come l'amministrazione sta facendo. Quindi confidiamo in un proseguo in questo senso, Presidente, e magari ci aggiorneremo ancora in questa sede. Grazie.